è chiusa. Come cosa chiusa? È chiusa, non so chi l'ha chiusa, siamo chiusi dentro. Cioè, non... Allora, signori, buonasera! E allora, signori, buonasera! Pronto? Ah! L'ho rinchiuso io là dentro perché ho bisogno di un po' di soldini, sai? E allora vedete di convincere i vostri iscritti a farsi quelle carte e a farvi guadagnare! Quando comincerò a vedere i primi soldini, allora forse vi farò uscire! Se mi gira! Te lo dico subito, siamo fottuti. Buonasera gentili amici, in questo momento siamo ostaggi. Sì. Quindi vabbè, volevamo fare una premessa, no, a questi video che sappiamo che li fanno un po' tutti e sappiamo benissimo anche che il motivo per cui tutti fanno questi video... Ovviamente consigliare i propri iscritti... No, sappiamo che il motivo è... E quindi no, sinceramente la piccola premessa è che ovviamente non ci vediamo comunque nulla di male nel guadagnarci tutti, nel senso, da queste cose qui, da queste promozioni che fanno tutti quelli con queste carte qua, insomma, ci si guadagna ovviamente sia noi che voi, perché anche voi riceverete dei bonus attivando queste carte, e quindi per questo non ci vediamo nulla di male, ci si sostiene a vicenda se volete. Se no, beh, mica adesso se vi vediamo per strada, beh, meniamo, vi ammazziamo direttamente. Tanto no. Il bonus, se non lo prendiamo noi, lo prende qualcun altro, non lo prende proprio nessuno. Esatto. Ecco. Cioè, quindi, insomma. Però dico, appunto, ci sono i vantaggi anche per voi, per cui è per quello che diciamo non ci vediamo nulla di male. E basta. E basta, almeno siamo sinceri. Se il vostro youtuber preferito dice che lo fa solo per consigliarvelo, disiscrivetevi. Ecco. E sono serio. Oh. Via! Cosa è successo? Madonna, una notifica, sembra un petardo. Ma scherziamo, il mio 9T ha un suono che... Vabbè. Ma quali sono le differenze fondamentali tra queste due carte? Hype e Yap? Parliamo prima della sezione guadagni. Quindi se anche voi effettivamente dopo averla attivata volete guadagnarci qualcosa invitando altri amici, ci sono differenze fondamentali. Con Hype, per avere i 10 euro di benvenuto, dovete ricaricare un euro, almeno un euro. E anche quando i vostri amici che avete invitato si iscrivono, devono anche loro ricaricare quell'euro, perché se no, appunto, loro non ricevono i loro 10 euro di benvenuto e non vengono contati come amici validi per voi che li avete invitati, quindi devono per forza ricaricare quell'euro. E ogni 5 amici che riuscite a far registrare completamente vi danno 50 euro di buoni Amazon. Esatto, ogni 5 amici, per cui se ne invitate 4... capito, non va arriva niente. Questo è brutto, perché appunto cioè, dovete trovare 5 amici, non è proprio semplice. Con la Yap è tutto diverso. Con la Yap è un casino bestia, intanto perché la promozione cambia costantemente. Sì, sì. Noi vi diciamo quella che c'è attualmente fino a fine giugno, però poi... non lo so. Attualmente funziona che ti registri... Due punti, aperte la... Ti registri, hai subito i 10 euro di benvenuto. Sì. È finita là. Senza ricaricare niente. Esatto. Ce li avete subito. Ecco, in realtà qui c'è una precisazione da fare, perché non otterrete subito pronti all'uso i 10 euro, ma ne otterrete 5 da poter spendere appunto come volete, dopodiché potrete ottenere fino a 15 euro in cashback nei primi 3 mesi, perché la Yap vi regalerà il 20% di quello che spenderete ogni mese fino a 5 euro al mese per arrivare dopo alla fine dei 3 mesi a 15 euro. Un casino allucinante, però vabbè, fatto sta che è così, a voi basta sapere semplicemente che subito vi registrate e ottenete i 5 euro, dopodiché invece però invitando altri amici anche voi lì potrete guadagnare più di qualcosina. Quando dovete invitare i vostri amici, allora lì succede un po' il casino. Sì. Perché invitate un amico, quello si prende i 10 euro suoi di benvenuto, ma a voi non torna niente, a voi tornano nuovi 10 euro di bonus per averlo invitato se quell'amico ricarica almeno 5 euro, che insomma. Però c'è il vantaggio qua, perché con i app ogni amico sono 10 euro puri, non buoni Amazon. Ogni amico sono 10 euro che vi tornano se appunto ricaricano almeno quei 5 euro. Esatto. Non ogni 5, ogni amico. Ecco, e quindi... E in più il secondo amico te ne dà altri 20. Sì, sì, cioè adesso con la promozione attuale praticamente primo amico 10 euro, secondo amico sempre 10 euro più altri 20, così. I successivi gli altri 10, sempre se ricaricano i 5 euro. Ovviamente, quindi capite che con la Yap potreste effettivamente guadagnarci molto di più.
Però dovete menare il vostro amico finché non ricarica quei 5 euro, se no. E adesso è il momento di leggere tutto spudoratamente, prego. Caratteristiche di entrambe le carte, sono entrambe delle Mastercard. Adesso non cominci con gli accenti diversi per favore. Sono entrambe Mastercard, sono entrambe gratis, con limiti di utilizzo, vabbè, grazie. Però non ci sono le commissioni per usarle, quindi questo è molto buono. E neanche per scambiarsi il denaro comunque tra amici, e lo scambio di denaro avviene subito, all'istante, quindi buono anche qui. Sono entrambe disponibili da 12 anni, quindi di età. Perché che altro dovrebbe essere? Scritta così sembra che esistano da 12 anni, come l'hai scritta qui. E sono entrambe compatibili anche con Google Pay e anche Schifo Pay e Apple Pay. Siamo su Stock Droid, non gliene frega niente a nessuno. Guarda. Ho capito. Quindi queste erano le caratteristiche comuni ad entrambe, adesso andiamo a vedere le differenze. Allora, la hype ovviamente fa parte del... No, ovviamente non c'è niente di ovvio, se ve lo stiamo spiegando, non. Hype fa parte della banca Sella, la Yap invece è Nexi. E questo sbatte niente a nessuno, molto probabilmente, però vabbè. Poi andiamo a vedere che la hype ha già una bella differenza, perché con la hype possiamo avere anche la carta fisica, oltre a quella virtuale, mentre con la Yap no, soltanto quella virtuale. Ma con la carta hype puoi andare a cavallo con la banca Sella. Ciao. Passando ai prelievi, con la hype ovviamente possiamo farli da qualsiasi ATM gratuitamente, mentre con la Yap non si possono fare. Perché non avete una carta. No, quindi non potete prelevare. Per quanto riguarda le ricariche invece, con hype potete farlo in diversissimi modi, tramite un'altra carta, comunque con un bonifico, non avete commissioni da pagare, quindi quello che ricaricate è quello che vi arriva. Se lo fate anche in una banca Sella, quindi stesso circuito, anche lì è totalmente gratuito. In un supermercato PAM vi costa 2,50 euro. Potete poi farlo presso anche degli esercizi che sono convenzionate con la banca 5, questo però vi costa ben 3,50 euro. E insomma, ma anche no. E l'ultimo potete farlo tramite un'altra carta che sia un bancomat presso un ATM del circuito Qui Multibanca, però questo è gratis, quindi buono. Invece come funziona con la Yap? Perché appunto, come abbiamo detto prima, non è una carta fisica e quindi la ricarica funziona con carta e bonifico, vabbè, sempre, e quello lì è gratis. Altrimenti in bar o un tabacco Sisal, 2,50 euro di commissione. Fine. Passando ai bonifici, anche qui c'è una bella differenza, perché con la hype possiamo sia ricevere bonifici in entrata e sia effettuare bonifici in uscita. Con la Yap invece possiamo soltanto ricevere bonifici in entrata, ma non possiamo inviare bonifici ad altre cose, e quindi questo è un po' una cagata, cioè nel senso è una roba brutta, è una grossa limitazione. Invece ultima cosa, i limiti. Scusi, mi stanno scendendo gli occhiali dal sudore, li sento collassare in avanti piano piano. Io no. Io sì. E infine, per concludere, abbiamo i limiti dei vari piani gratis a pagamento delle due carte. Per quanto riguarda hype ci sono appunto il piano gratis a pagamento. Con quello gratis avete un limite di ricarica di 2500 euro all'anno, che è pochino, ma se siete adolescenti basta. Ma quando cazzo li vedete 2500 euro all'anno? Invece col piano a pagamento costa 1 euro al mese, allora il limite passa a 50.000 euro all'anno. Allora lì potete anche essere ricchi per avere 5.000 euro all'anno. Avete un accredito dello stipendio, quindi appunto se avete lo stipendio, grazie, con 50.000 euro all'anno ve lo fate mandare direttamente sull'hype, e potete usare Hype Web per andare direttamente sul PC e invece di usare l'app per lo smartphone. Invece Yap è solo gratis perché è un'app e basta, non c'è neanche la carta, è solo l'app. Sì. E quindi basta, niente, il limite è di 250 euro al giorno, massimo 1500 al mese. Questo è già più che decente. Sì, 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 beh, sicuramente meglio. Considerando che c'è solo questo piano, deve essere decente.
Quindi il riassunto è che se vi interessa semplicemente avere qualche soldo extra in più, perché magari volete comprarvi qualcosa e lo volete scontare, vi fate la IAP, così appunto ci guadagnate sicuramente di più invitando altri amici, ed è un'ottima cosa. Se invece vi serve veramente una carta da poter usare quotidianamente senza tante limitazioni, ovviamente la Hype è molto ma molto più completa e ve la consigliamo caldamente. Quindi, al contrario di quanto si possa pensare, sono molto diverse queste due carte. Poi ovviamente nessuno vi vieterebbe di farvele entrambe, se volete sia guadagnarvi soldi sia usare una carta, venga, poi ovviamente valutate voi. Sant'Antonio da Genoveffa, non era da Padova, però non mi interessa. Non so. Se volete essere buoni e generosi, in descrizione trovate i nostri link affiliato per le due carte, quindi se vi registrate da quei link e fate le ricariche da 1 e 5 euro, vi vogliamo tanto tanto bene. Esatto. Se no moriamo perché siamo ostaggi. Beh, certo, infatti. Se no, comunque, sul serio, per quanto riguarda la IAP, se vi secca ricaricare e vi prendete voi i soldi, noi vi abbiamo comunque detto che la promozione vi fa guadagnare ugualmente, a prescindere dalle vostre ricariche. Se ci odiate, guadagnateci e basta. Se no, vabbè. Graziella 2000 di cuore. Basta, seguiteci su Instagram, mettete mi piace, buon mercato a tutti, ci vediamo al prossimo video, spegni, basta!